Amici amanti degli anni 80, eccoci qui con un filmato molto particolare. Particolare perché è particolare il modo in cui è avvenuto il ritrovamento, particolare perché è particolare il giocattolo in oggetto, particolare perché è particolare la serie animata da cui è tratta. Allora iniziamo subito da qui, dall'ultimo punto. Zambot 3, 1977, Nippon Sunrise. È un robot di nicchia, ha fatto poco successo durante la sua prima messa in onda in Giappone, ma è un robot importante per la storia robotica, diciamo così, delle serie animate giapponesi, in quanto è stato il primo a introdurre, anche se a piccole dose, concetti che poi si vedranno con il mitico Gundam. Ma se per il Giappone stiamo parlando di fine anni 70, per l'Italia stiamo parlando appunto di anni 80, per la precisione 1981, la sua prima messa in onda è marchiata Telereporter. È anche una particolarità in Italia, in quanto è stato il primo robot, la prima serie robotica, ad essere associata a un primo esempio di concorso mediatico che si chiamava appunto Trova tu la rima con Zambot 3. Ma parliamo appunto del giocattolo, perché è una particolarità? Perché non esiste il corrispettivo sul mercato nipponico, in quanto è un'idea dell'importatrice Ceppi Ratti. O meglio, esiste in Giappone un Gundam motorizzato, di cui la Ceppi Ratti era l'importatrice in Italia. E la Ceppi Ratti aveva anche i diritti per giocattoli come la serie Trider G7 e la serie Zambot 3. Così cosa notò? Notò che la parte inferiore del Gundam era facilmente abbinabile con il corpo di altri robot. E così, tenendo appunto identica la parte inferiore, con dentro la motorizzazione, come potete vedere, sono praticamente le gambe del Gundam, semplicemente hanno cambiato colorizzazione e adesivi, ha abbinato, di sua iniziativa, chiedendo i dovuti permessi, il corpo del Trader G7 e del corpo dello Zambot 3, di cui qui vediamo l'esempio. Questa particolarità fa schizzare il suo valore alle stelle, nel senso che, allora, questo non è in ottime condizioni e gli mancano anche dei pezzi, e quindi ok, ma un Zambot 3 motorizzato di questa versione, direi mai usato, può tranquillamente raggiungere una quotazione a 3 zeri. E qui viene la particolarità del ritrovamento, in quanto è difficilissimo trovarlo nei mercatini, non dico che sia impossibile, ma non riesco a immaginarlo. È anche difficile trovarlo nelle fiere specializzate, ma fortunatamente una mia ex collega, tornando a casa, nel senso nella casa nativa, ha trovato i giocattoli di suo fratello ancora in soffitta, e tra essi, proprio appoggiato ad una sedia, c'era questo. Sapendo la mia passione per i robot, me l'ha portato e me l'ha regalato. Quindi ci siamo salvati così, con un costo zero. Vediamo le condizioni, ripeto, non è completo. Le condizioni non sono malaccio, ma come vedete mancano i pugni. Qui ci sono alcuni accessori tipo le ali e l'effigie sull'elmo, ma manca ancora l'effigie qui sul petto. Sono componenti di plastica facilmente riproducibili, ci sono persone che fanno delle ottime repro, quindi con poche decine di euro potete completare un robot che ne vale 10 volte tanto, per dir poco. Però ecco, a caval donato non si guarda in bocca. Beh, io come al solito vi invito a iscrivervi a questo strampalato canale e, perché no, a lasciare un mi piace, perché a mio parere questo robot se lo merita.